puntata di speciale Lega Pro Girone B su Caffè TV 24 prima delle festività natalizie, puntata dedicata al 19° turno che ha segnato il termine del girone d'andata e giro di boa del campionato, ma che soprattutto ha lasciato un grosso amaro in bocca nelle formazioni delle zone alte della classifica, a partire dal Venezia che se sì laureata campione d'inverno, però è stato raggiunto sul 3-3 in casa dalla Maceratese, partita davvero pirotecnica al Penso. Non vanno oltre l'1-1 al Bottecchia, Pordenone e San Benedettese, ma pareggiano anche Padova, Bassano e Feralpi Salò. Chi invece cade è il Gubbio, addirittura per 2-0 sul campo del Modena per la prima vittoria della gestione Capuano sulla panchina dei Canarini. E poi per quanto riguarda la lotta per non retrocedere nelle sabbie mobili della graduatoria, segnaliamo la seconda vittoria consecutiva da parte della Forlì, la scorsa settimana si era imposto contro la Reggiana e ieri si è ripetuto sul campo dell'Ancona. Forlì, di cui parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione in compagnia di Matteo Tartaretti, giornalista di ForlìToday.it. Quindi come al solito tanti temi da approfondire insieme, ma un focus particolare sul calcio Padova. Il motivo è presto detto, perché abbiamo il piacere di ospitare in trasmissione una delle punti di diamante della rosa a disposizione di Mister Brevi, il cannoniere della formazione biancoscudata, Cristian Altinier. Ciao Cristian. Buonasera. Ciao. E a fianco a lui, come di consueto, Tommaso Rocca di Padova Sport in tenuta natalizia. Siamo sotto Natale. Giustamente. Ciao Alessandro, saluto gli amici a casa. Andiamo subito a vedere il quadro completo dei risultati del 19° turno, un 19° turno che si sta concludendo proprio in questi minuti con il derby dell'Enza tra Reggiana e Parma, grandissima cornice di pubblico al Mapei Stadium, circa 20.000 spettatori per una sfida che mancava da oltre 20 anni. Ma eccoli qui i risultati: un solo successo esterno, quello già citato del Forlì sull'Ancona, per il resto 2-0 del Modena su Gubbio, reti bianche tra Lumezzane e Padova, 1-1 tra Pordenone e San Benedettese, 2-0 del Sant'Arcangelo sull'Albino Leffe e 1-0 il Sudtirol che si impone al Druso contro il Mantova. Pareggiano anche Teramo e Feralpi Salò, Venezia e Maceratese e Bassano Fano. Andiamo a vedere dunque la classifica aggiornata. Il Venezia, come dicevamo, campione d'inverno, che però può essere raggiunto al primo posto dalla Reggiana qualora dovesse riuscire a vincere il derby. Pordenone insegue a 38, un po' staccato il Padova del nostro ospite Altiniera, quota 33, via via tutte le altre, e notiamo la grossa bagarre in fondo alla classifica con ben 5 squadre in 3 punti: Teramo, Modena, Forlì, Fano e Mantova, tutte comprese tra i 18 e i 15 punti. È terminato il girone d'andata, dicevamo. Allora Tommaso, intanto ti chiedo quanto pensi che questa classifica sia indicativa in vista dei piazzamenti finali, perché insomma è tempo di bilanci. Sì, beh, direi che l'equilibrio è la parola che possiamo tranquillamente mettere in primo piano, visto tutto questo girone d'andata. E abbiamo detto a inizio campionato che ci aspettavamo 3-4 squadre davanti, quelle 3-4 squadre ci sono, chi qualche punto sopra, chi qualche punto sotto magari. E certo è che in fondo invece abbiamo visto una bagarre che non ci aspettavamo. All'inizio campionato pareva che il Forlì potesse essere la Cenerentola del girone, si sta riprendendo. E dobbiamo dire che il campionato sarà fino alla fine combattuto ed equilibrato, anche perché 10 posti per i playoff e i 5 posti per i playout, i 4 posti per i playout, vorrà dire che nessuna squadra potrà regalare punti per tutto il girone di ritorno. Quindi insomma sappiamo che ogni gara, come abbiamo visto, sia per chi è sopra sia per chi è sotto, sarà fondamentale. Non ci saranno partite facili, non ce ne sono, e non ci saranno squadre che regaleranno punti. Un campionato avvincente e prestigioso, Cristian. Che sapore ha giocare un campionato del genere con piazze molto ambiziose e molto blasonate? Beh, è un campionato molto bello. La Lega Pro quest'anno ci ha offerto un girone veramente interessante, diviso anche in maniera diversa dal solito. È un girone dove ci sono tante squadre attrezzate per arrivare nelle prime posizioni, e infatti davanti la situazione è molto complicata, perché ci sono tante squadre forti che lottano per i primi posti, però allo stesso tempo comunque è bello e avvincente. Un bilancio personale e un bilancio di squadra ti chiedo, Cristian, di questa prima parte di campionato. Ma per quanto a me piace parlare più di squadra che personalmente, la squadra comunque dopo una partenza un po' difficoltosa, anche perché si era cambiato tanto, si era cambiato lo staff, quindi anche il modo di lavoro, tutto si è ripresa e sta facendo un buon campionato. Ci manca ancora qualcosina per fare il salto di qualità definitivo e quindi agganciare poi
le primissime posizioni. Ecco, perché ci sono quelle tre squadre che sono un po' in fuga, quindi l'obiettivo è quello di accorciare il gap e poi giocarsela, no? Certo, insomma, lavoriamo per quello. Iniziamo l'analisi del 19° turno andando innanzitutto ad esaminare Venezia-Maceratese. 3-3 il risultato finale, come dicevamo in apertura. Grandi emozioni, Tommaso, però è un risultato che lascia amaro in bocca a Pippo Inzaghi e i suoi uomini. Sì, prendere gol su rigore al 90° dopo essere stati in vantaggio per due volte durante la gara, ci credo che Inzaghi lasci l'amaro in bocca. E certo è che è arrabbiato, giustamente è arrabbiato, perché la squadra ha creato molto, ha creato diverse occasioni di gol sia nel primo tempo quando era andata sotto e sia nella ripresa quando ha cercato di portarsi a casa i tre punti, però certo è che la Maceratese ha fatto la sua partita, non ha rubato nulla e tra l'altro ha messo in evidenza delle qualità di alcuni suoi giocatori, tra cui Turchetta che ha fatto un gol veramente strepitoso, se mi consenti il termine. Mm-hmm. E certo è che il Venezia, come le altre, manca qualcosa anche al Venezia, perché è una squadra che altrimenti sarebbe in fuga con diversi punti di vantaggio. Parlavamo di un'ottima difesa, una difesa che ha subito 3 reti. Parlavamo che vinceva tutte le gare 1-0 e invece abbiamo visto un pareggio rocambolesco. Quindi alla fine anche il Venezia non è la squadra che è riuscita ad andare in fuga, perché ha bisogno ancora anche lei di sistemare sì. Qualcosina. Vedremo se il mercato di gennaio potrà porre rimedio a questi punti deboli della formazione di Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi che, Tommaso, si è molto lamentato per un gol annullato a Dzeko al 96° minuto addirittura. Sì, le immagini non sono chiarissime, ci sono una delle quelle solite trattenute in area dove il difensore trattiene l'attaccante, l'attaccante trattiene il difensore, l'arbitro ha fischiato, come spesso accade, fallo per chi difende, tra l'altro Christian ne saprà qualcosa, penso, e d'altra parte penso che siano situazioni di gioco che capitano e alle volte ti capitano a favore, alle volte contro. Sì, in quelle situazioni i difensori sono sempre più tutelati rispetto agli attaccanti. Andiamo a sentire proprio le parole di Inzaghi nel post partita. Intanto siamo campioni d'inverno, per cui questa è una grande soddisfazione e dobbiamo esserne felici tutti. La partita è incredibile, insomma ci sono... Abbiamo fatto 20 tiri in porta, insomma, abbiamo creato tantissimo e siamo stati un po' ingenui, anche se il rigore purtroppo non c'è, l'ho rivisto adesso, assolutamente, e il gol di Dzeko è valido, per cui mi sono anche un po' stufato di queste cose, perché insomma il gol di Dzeko non puoi fischiare fallo contro quando Dzeko subisce il rigore, fa gol. Dopo dovevamo essere più svegli noi, non dovevamo prendere il gol del 3-3, non dobbiamo far rimbalzare la palla di testa dentro l'area, perché al 90° vinciamo 3-2, non possiamo, dobbiamo crescere in queste cose. Però adesso siamo anche un po' stufi, perché gli episodi, quando ci sono, vanno interpretati nel modo giusto, se no paghiamo dopo una partita fatta in questo modo raccogliendo solo un punto. Ecco, e questo ci dispiace, però dobbiamo andare avanti, insomma siamo primi in classifica, andremo a giocare a Forlì da in testa e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita e smaltire subito questa delusione, che è una delusione del risultato sicuramente, non della prestazione. Però insomma, quando ti fischiano contro un rigore che non c'è e ti annullano un gol buono, è anche difficile poi parlare o arrabbiarmi con i miei giocatori. Chiaramente dobbiamo essere più svegli, era una partita che era finita, quando tiri 20 volte in porta e crei 7-8 occasioni da gol devi fare più gol, non puoi tenerla aperta fino alla fine. Su questo dobbiamo migliorare, sul resto insomma adesso vogliamo che le cose siano fatte bene da parte di tutti. Ecco, molto eloquente Pippo Inzaghi. Christian, questa è una partita che dimostra quanto questo campionato sia sempre aperto, imprevedibile e anche spettacolare. Ma sì, è un po' il calcio che è così, fortunatamente. Come ha detto Inzaghi, la sfortuna esiste, ma fino a un certo punto, nel senso che gli episodi te li devi andare a cercare e devi anche cercare che gli altri non riescano a trovarlo, poi al 90°, quindi sicuramente a volte può esserci un episodio sfortunato, ma bisogna cercare di andarseli a cercare. Esatto, concordo totalmente con te. E la Maceratese, contro cui anche voi avete avuto una beffa al 90° minuto, è un cliente scomodo questa squadra.
Sì, comunque ha dimostrato di essere una squadra che non molla, ha anche buone qualità, buone individualità, è una squadra che sta facendo un discreto campionato, quindi insomma non mi stupisco del risultato. Tommaso, due parole anche su questa difesa del Venezia, lo anticipavi tu prima, 3 gol subiti è un qualcosa di totalmente inaspettato, in casa oltretutto e contro la Maceratese. Sì, dopo come abbiamo detto prima, se andiamo a vedere i nomi che ha la Maceratese davanti, magari è una squadra che peccherà un po' in zona difensiva, ma davanti comunque ha dei nomi e delle individualità non da poco, quindi mi stupisce fino a un certo punto. E forse il Venezia ha affrontato la partita con un approccio sbagliato, è andato sotto dopo 8 minuti e questo potrebbe essere un segnale appunto che la squadra non sia entrata in campo con la mentalità giusta. E dopodiché però, come ha detto Inzaghi, è anche vero che veramente hanno creato un sacco. Marsura penso abbia puntato l'uomo e saltato l'uomo almeno 10 volte durante la gara, ha fatto una partita incredibile. E certo è che se quella del Venezia era fino all'altro giorno la difesa meno battuta, esatto, sì. Invece adesso abbiamo scoperto che è perforabile, ma già il Padova ce l'aveva dimostrato. Esatto, mi dai un assist vincente perché volevo proprio chiedere a Cristian che emozione è stata vincere quel derby in una cornice rara in Lega Pro. Sì, è stata una serata speciale perché comunque un derby con una squadra comunque che lotta anch'essa per le primissime posizioni, quindi non solo era il derby ma era anche uno scontro in alta classifica, vincerlo fuori casa comunque con un risultato netto è stata veramente una bellissima serata, una grande emozione, siamo contenti insomma anche per la gente perché ci teneva parecchio, quindi insomma è stato tutto un contesto bello. Passiamo ora a Pordenone e San Benedettese 1-1, entrambe le squadre volevano muovere la classifica, Tommaso, ma non ce l'hanno fatta. Sì, il Pordenone come al solito ha giocato a calcio, ha fatto un'ottima partita, penso che ai punti la meritasse se dobbiamo guardare in realtà quello che è successo, ha fallito un rigore arma tra l'altro. Che avrebbe potuto sfruttare il primo posto e il titolo di campioni d'inverno. Sì, tra l'altro è il secondo di fila che sbaglia, uh-huh. Quindi qualche maledizione lui ogni anno se la tira dietro. E certo è che tra l'altro aveva segnato anche un gol che è stato annullato per un presunto fallo di mano sempre di arma, e devo dire che il Pordenone come al solito dimostra di essere una squadra che gioca, che non ha, sì, non ha timore, non ha problemi a giocare palla in tutti i suoi effettivi a partire dalla difesa, e questa è l'impronta di Tedino, si vede. E certo è che manca ancora qualcosa anche al Pordenone, perché certe occasioni una grande squadra, una squadra che vuole vincere il campionato, non se le deve lasciare scappare. Comunque Cristian, la sensazione è che queste due squadre vi terranno compagnia nelle parti alte della classifica fino alla fine. Ma sì, penso che le prime tre comunque se la lotteranno sicuramente fino alla fine. Soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, Bruno Tedino nel post partita, andiamo a sentire le sue parole e poi le commentiamo in studio. Intanto siamo campioni d'inverno, per cui questa è una... Per me la squadra ha fatto una buonissima partita e un ottimo girone di andata. Dopo, ripeto, noi se continuiamo con questo tipo di atteggiamento, di intensità e di lavoro, possiamo togliersi delle soddisfazioni. Quindi io sono molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi. E insieme dobbiamo continuare ad avere questo tipo di energia, questo tipo di senso del gioco, di volontà, e così secondo me arriveranno sempre dei risultati. Abbiamo trovato meno spazi in queste ultime partite, abbiamo entrato squadre che si difendono molto bene, anche un po' troppo forse. Voi fuori casa giocate pure di contropiede, giocate fuori casa, no? No, noi non crediamo di mutare atteggiamento, crediamo sempre di avere una squadra che gioca sempre nella stessa maniera. Cristian, in effetti il Pordenone può essere considerata la squadra che ha fin qui espresso il miglior calcio del girone, lo si è visto anche a Leugani in una partita molto combattuta. Sì, il Pordenone gioca bene, ha ottimi giocatori, ha un'idea di gioco, un buon palleggio, però insomma sicuramente, come ho detto prima, se la giocheranno, sì, fino alla fine, anche perché hanno tra virgolette un po' anche la spensieratezza, sì, che gli dà un po' la piazza in cui giocano, però abbiamo visto che comunque li abbiamo messi comunque in difficoltà e quindi anche loro sono vulnerabili.
Assolutamente. Passando alla San Benedettese, Cristian è il vostro prossimo avversario, venerdì allo stadio Euganeo. Non vince da 5 partite, lo consideri come un fatto positivo perché dici ok, è una squadra in un momento di flessione, o come un fatto negativo per il Padova perché questa squadra può avere fame, può avere voglia di riscatto? Ma sai, la verità non si sa, nel senso, come dici te, può essere sia l'una che l'altra motivazione, quindi noi dobbiamo anche cercare di guardare noi stessi, affrontare la partita nel migliore dei modi. Loro ovviamente potranno avere mille motivazioni, ma come dobbiamo averle noi? Tommaso, San Benedettese tra l'altro in silenzio stampa, un clima ormai di guerra tra il presidente Fedeli e il DS Federico. Tu la scorsa settimana avevi detto non mi stupirei se Fedeli lo mandasse via, e beh, praticamente ci siamo andati vicini. Tra l'altro è saltata oggi proprio la posizione del team manager di Omed. Guarda, non ho la fortuna di conoscere il team manager di Omed, mi dispiace per lui. Penso non sia stato facile lavorare col presidente Fedeli fino a questo momento. Però non so, cioè io continuo a stupirmi di una società che ha fatto un campionato fino a questo momento sopra le aspettative, con un terzo se non meno di quanto hanno speso le prime due del girone, e non riesco a capire quali siano i problemi che possono nascere in un ambiente del l'ambizione genere. L'ambizione del presidente molto probabilmente. Scorriamo che è pur sempre una neopromossa, una squadra che comunque ha investito anche sui giovani, perché ci sono parecchi giovani. Insomma, mi pare veramente voler cercare non l'ago nel pagliaio, ma qualcosa addirittura di più per un ambiente che invece vedo che allo stadio ci va, i tifosi sono contenti, non mi pare ci siano contestazioni di nessun tipo. Concordo. Quindi, scorrendo la classifica, al quarto posto troviamo il Padova del nostro ospite Altinier, che ha pareggiato 0-0 sul campo delle Lumezzane. Cristian, una gara un po' stregata per voi, perché di occasioni ne avete avute? Sì, siamo partiti un po' così i primi 20 minuti, ma poi la squadra comunque è uscita, ha avuto le sue occasioni, molte, dire la verità, rispetto a loro. Sicuramente è stata una giornata un po' storta perché la palla non voleva entrare, sicuramente ci abbiamo messo anche del nostro, però insomma il calcio, ripeto, è anche questo, a volte trovare delle spiegazioni è difficile, non si è riusciti a far gol e di conseguenza la partita poi è finita in parità, però la prestazione poi c'è stata. Peccato, perché avendo pareggiato, perso quasi tutte là davanti, sarebbe stata un'ottima occasione. Cosa vi ha detto il mister oggi alla ripresa degli allenamenti? Ne avete parlato? Ma no, perché oggi ci sono stati due gruppi di lavoro, quindi parlerà domani della partita. Tu sei andato vicino a un gol da Cineteca in rovesciata, di quanto è uscito quel pallone? Beh, non di molto, peccato, perché sarebbe stato un bellissimo gol. Come accennava Cristian, comunque Tommaso, nel primo tempo il Lumezzane non ha demeritato sia in travista quella squadra di cui ci parlava proprio il tecnico De Paola la scorsa settimana, quella squadra che cerca anche di fare il suo gioco nella metà campo avversaria. Sì, oddio, diciamo che Filippini inizio stagione non stava facendo male a Lumezzane, e sappiamo tutti che è stato, diciamo, allontanato dalla panchina non per questioni di campo ma per questioni fuori dal rettangolo di gioco. Però aveva un'impostazione un po' più conservativa, un po' più difensiva, sì. E invece, appunto, guarda, De Paola, pur come dicevamo anche la settimana scorsa, non essendo un giocatore che nella sua carriera abbia poi dimostrato grandissime qualità tecniche in campo, pare invece far giocare la squadra in maniera diversa, pare provare a mettere in gioco l'offensività, ecco, che invece non l'aveva da giocatore. E certo è che Lumezzane è la migliore difesa del girone, e quindi evidentemente questo gioco funziona, stanno facendo hanno un buon periodo in questo momento, e insomma direi che potrebbe addirittura tornare in gioco per i playoff a questo punto, perché addirittura se continua così la squadra, insomma, sta dimostrando di poter far bene. La soglia playoff si è un po' abbassata perché il Sartacangelo e l'Albino Leffe, appunto, sono lì, accorciate le distanze. Esatto, e quindi, come dicevamo prima, è un campionato che continua a regalare emozioni e continuerà a regalarle, perché non ci sono squadre che, come poteva capitare in qualche altra stagione, magari a marzo non avevano più niente da chiedere, ma avranno tutte qualche obiettivo lì da raggiungere fino alla fine. Esatto. Quindi buon per il campionato, insomma. Cristian, come te li spieghi questi colpi a vuoto con le piccole? Magari vi trovate meglio con gli spazi che vi possono concedere formazioni che giocano un calcio più spregiudicato? Ma sicuramente
È un dato di fatto, nel senso che con le piccole abbiamo raccolto meno di quanto speravamo e sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare. Adesso trovare un motivo mi risulta difficile. Però è una cosa comune a molti, in cima alla classifica, esatto, non solo a voi. Esatto, però sicuramente è una cosa su quale vogliamo lavorare anche a livello mentale, perché è una cosa a cui teniamo a migliorare. Rammaricato nel post partita il tecnico biancoscudato Oscar Brevi, e dopo di lui sentiamo anche le dichiarazioni del portiere Giacomo Bindi. Vediamo. Non è che ho tantissime argomentazioni per poter andare a dire perché non abbiamo vinto la gara, perché ripeto, abbiamo creato, costruito, concesso poco o niente contro una squadra, ripeto, che essendo una delle migliori difese concede poco. Noi ne abbiamo create 6, 7, 8, non so, è normale che in fase realizzativa di cosa che fino adesso avevamo fatto sicuramente meglio, oggi purtroppo non siamo riusciti a concretizzarla. Se una squadra, una delle due doveva vincere, era un pari. Loro nel primo tempo magari sono stati un po' più, ci hanno messo un po' meno in apprensione, però credo che per gran parte del tempo, insomma, abbiamo dominato questa partita, abbiamo avuto tante occasioni, c'è il rammarico che la palla non è finita dentro la porta, però molte volte, ecco, per crescere si deve essere autocritici, però in questa partita qua oggi diciamo che i ragazzi hanno dato tutto, l'ho visti stremati, soprattutto nel secondo tempo sono cresciuti, e arrivare così tante volte davanti alla porta e un po' per bravura degli altri e non riuscire a vincere, beh, chiaramente ci dà grosso rammarico. Ecco, infatti, Cristian, mettiamo subito in chiaro le cose, cioè la prestazione c'è stata. Sì, sì, esatto, la prestazione c'è stata, a parte magari il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove siamo partiti un po' a rilento, però poi la prestazione c'è stata. Si è creato, sfortunatamente non ci è riusciti a segnare, e sono anche partite così, purtroppo nel calcio capitano le partite dove con un tiro fai gol, e invece partite dove hai 6-7 occasioni non riesci. Sicuramente bisogna essere più concreti, però non si fa neanche mica apposta, certo, a sbagliare, quindi sì. Insomma avete subito un'occasione già tra 4 giorni con la San Benedettese di fronte al vostro pubblico. Tommaso, un tuo bilancio invece di questa prima metà di stagione del Padova? Le attese e i pronostici della vigilia sono rispettati, l'obiettivo era quello di migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Sì, guarda, ne parlavo anche con Cristian prima, gli ho detto, lui ieri ha giustamente fatto la fotografia, secondo me è perfetta, ha detto abbiamo i punti che il Padova merita e fino a questo momento, né uno in più né uno in meno, e credo di essere assolutamente d'accordo. E c'è, come è normale, rammarico per qualche occasione persa, come tante altre squadre ce l'hanno, mm-hmm. E c'è la voglia di fare un girone di ritorno che possa permettere alla squadra di appunto avvicinare più possibile le prime posizioni. E tra l'altro adesso diciamo che dopo la San Benedettese ci sono una serie di partite, diciamo, sì, non difficilissime, ma proprio contro le piccole, contro cui il Padova ha perso qualche punto. Un buon banco di prova, magari un banco di prova anche per poter Brevi cercare di mettere quella terza punta o quel trequartista che magari in tanti si aspettano e qualcuno chiede, magari per cercare di scardinare al meglio le difese che si chiudono, no? Eh sì, si stanno cercando soluzioni alternative tra le fila biancoscudate. Tra l'altro, Cristian, se voi mantenete la media punti degli ultimi 2 mesi dovreste essere più o meno a posto. Cosa è scattato dopo la partita di andata a San Benedetto del Tronto? Ma sicuramente la squadra dopo quella partita ha fatto uno scatto mentale, prima le cose non ci venivano e questo portava un po' di sfiducia, portava comunque a delle prestazioni non buone. Da quella partita la squadra sicuramente ha fatto uno scatto mentale, come ho detto prima, che ci ha permesso di imboccare una strada che comunque sì, proprio sta funzionando. All'improvviso non è neanche stato un miglioramento graduale, proprio da una partita all'altra 3-0 con la... Sì, abbiamo iniziato subito a migliorare l'atteggiamento, l'aggressività e poi pian piano anche a migliorare un po' il gioco. Sicuramente abbiamo ancora tanto a migliorare, però dobbiamo continuare. Adesso c'è tutto gennaio per lavorare per le partite contro le piccole, come diceva Tommaso. Eh sì, come ha detto lui, è un bel banco di prova anche per vedere se siamo migliorati, quindi è una cosa che
che vogliamo e quindi poi vedremo se riusciremo poi a farla. E avrebbe potuto trovarsi appaiato al Padova, quota 33 punti, il Gubbio, che però ha perso, come dicevamo in apertura, sul campo del Modena. Tommaso, la prima vittoria per Rezzolino Capuano sulla panchina dei Canarini, una vittoria meritata. La vittoria meritata, e lo sappiamo, insomma, Capuano non fa prigionieri, ha rivoltato la squadra, ha messo in campo tutto quello che una squadra come il Modena non aveva dimostrato nella prima parte di campionato, cioè la grinta, la voglia di vincere e anche alcune soluzioni diciamo alternative, specialmente sui calci piazzati, che abbiamo già visto essere il Modena molto pericoloso in un paio di situazioni da fermo, appunto. E dopodiché il Gubbio, diciamo che non ha fatto una delle sue migliori partite, e certo è che secondo me molti dei meriti comunque della vittoria dei Canarini vanno proprio al Modena e a Capuano, che ha veramente dato un nuovo sprint a una squadra che pareva veramente in difficoltà. Capuano che ha detto di aver visto in campo le 11 scrofe assatanate, quindi questo è il miglior complimento che avrebbero potuto ricevere i suoi giocatori. Insomma, se, non so se a te pare un complimento scrofa satanata. Sì, per Capuano sì. Allora, ben per lui e ben per i suoi giocatori. Allora. Tu, Cristian, un allenatore come Capuano lo hai avuto? Ma no, non credo. Me ne hanno raccontato un po', però non ce l'ho mai avuto. Comunque, sì, so che pretende molto a livello di aggressività, di atteggiamento dai suoi giocatori. Sì, Tommaso, comunque il Modena è tornato a giocare discretamente e la lotta a salvezza adesso si fa veramente serrata. Sì, dicevamo prima, il Forlì pareva magari la cenerentola del campionato fino a qualche settimana fa, invece nelle ultime tre partite si è veramente ripreso. E avrà il Venezia, tra l'altro, nel prossimo turno e anche lì potremo vederne delle belle. Sì. E dopodiché, insomma, sono in 4-5 a giocarsela, l'ultimo posto non è assolutamente quindi diciamo assegnato e stessa cosa i play-out, perché anche tra play-out e play-off in questo momento ci sono 5-6 punti, quindi insomma tra Mantova, Modena, Sud Tirol, Teramo, insomma ci sono diverse formazioni che potrebbero avere la possibilità di anche vedere ancora i play-off con un filotto di vittorie o comunque di risultati positivi. Sì. Come se dovessero entrare in crisi nere e poter vedere anche l'ultimo posto e la retrocessione lì a pochi punti. Vedremo, all'ultimo posto troviamo una squadra molto cara al nostro ospite Cristian Altinier, cioè il Mantova. Mantova che ha perso per 1-0 in zona Cesarini sul campo del Sud Tirol. Tommaso, una prestazione così così, una sconfitta che non ci voleva. Sì, direi che... io adesso non ho visto proprio tutta la partita, ne ho assistito a un pezzo e credo fosse una partita probabilmente da 0-0. Dopo una nostra vecchia conoscenza, Sparacello, si è inventato a 2 minuti dalla fine un gol che ha portato 3 punti a un Sud Tirol che magari in altre occasioni ne meritava qualcosa in più. E il Mantova magari in questa domenica meritava almeno il pareggio, se non la vittoria, sentendo anche le parole del mister Graziani. E comunque sì, insomma, direi che il Mantova potrebbe essere una di quelle squadre che non dovrebbe avere troppi problemi ad allontanarsi da quella parte della classifica, e stessa cosa il Sud Tirol, quindi credo che entrambe le formazioni fino a qui abbiano raccolto poco e che possano ambire a un girone di ritorno decisamente migliore. Cristian, tu lo stai seguendo il Mantova, ci hai giocato in 3 parentesi diverse, che idea ti sei fatto di questa stagione? Ma sì, sono partiti anche discretamente, poi hanno avuto un periodo nero e purtroppo sono finiti in quella zona di classifica. Adesso hanno cambiato allenatore e con Graziani sono riusciti a fare 2 vittorie che gli hanno fatti respirare. Peccato per questa sconfitta, perché complice anche i risultati delle altre è un po' complicato la situazione, però manca un intero girone di ritorno con... anche il mercato di gennaio per poter fare qualche ritocco, quindi insomma... Sì, anche i valori tecnici ci sono. E poi comunque la rosa, secondo me, del Mantova, rispetto a tante che sono là in fondo alla classifica, è una rosa di un livello superiore sicuramente, quindi spero che insomma che riescano anche loro a respirare un po' con la classifica. Graziani, che tra l'altro è stato anche tuo compagno di squadra, no? Pensi sia l'uomo giusto? Che allenatore può essere Graziani?
Ma insomma, sinceramente non me lo immagino tanto, perché comunque sì, l'hai visto in un altro l'ho vissuto proprio da giocatore, da compagno di squadra, quindi però è uno che ci tiene molto, poi soprattutto a Mantova lui alla fine è un idolo, si è reinserito proprio nell'ambiente, quindi è una persona che ci tiene molto e quindi credo che trasmetterà anche questo attaccamento alla squadra. Tra pochi minuti ci collegheremo, come già anticipato, con Matteo Tartaretti di ForlìToday.it e ce l'abbiamo già in collegamento con noi. Allora ti salutiamo, Matteo, grazie. Buonasera a tutti. Allora, seconda vittoria consecutiva per il Forlì e immaginiamo ci sia grande entusiasmo in città. Beh, diciamo che dopo una brutta partenza che non possiamo dimenticare, adesso le cose sembrano essersi infilate sulla strada giusta. Che partita è stata quella con l'Ancona? Su Forlì Today tu hai scritto una partita dominata da parte del Forlì. Stranamente dalle previsioni l'Ancona non ha offerto una prestazione degna dell'altezza e quindi noi abbiamo, diciamo, gestito la partita e colpito nel momento giusto e poi abbiamo gestito fino al 90esimo. Dov'è che la squadra ha effettuato secondo te il salto di qualità? Capitan Capellupo la scorsa settimana ci diceva di questo cambio di approccio alle partite e di una mentalità più conforme allo spirito della Lega Pro. Sì, diciamo che la squadra non aveva mai offerto brutte prestazioni, era proprio il risultato che mancava alla fine. Ultimamente hanno cominciato a girare anche i risultati e alla fine le cose, il lavoro paga, diciamo, quindi è un merito per loro e per la società che ha mantenuto una linea nonostante le difficoltà iniziali che potevano far vacillare molte cose. E adesso l'impressione è che il Forlì se la possa seriamente giocare per la salvezza, per evitare l'ultima posizione. Fino a qualche settimana fa invece pareva condannata all'ultimo posto. Sicuramente non corriamo solo noi, hanno iniziato a correre un po' tutte nell'ultimo mese. Mantova, Modena, Teramo hanno infilato dei risultati difficili da prevedere e il Forlì fortunatamente ha tenuto il passo e diciamo che potrebbe ancora giocarsela anche per la salvezza diretta, non solo per i play-out. Ci sono già voci di mercato per gennaio, magari qualche zona del campo da rinforzare più di altre? Ma sì, qualche voce c'è stata, la voce di Succi c'è all'inizio anno, ma di concreto ancora abbiamo avuto giusto due arrivi, Martinarini da via Brescia, che credo sia fermo da un anno per un infortunio, e un portiere, Semprini, che fa il secondo di Turin, però ancora veri acquisti ancora non ci sono stati. Succi sarebbe un colpaccio clamoroso, Succi sarebbe un colpaccio clamoroso, non conosciamo ancora, io personalmente non conosco le sue condizioni atletiche, fisiche, speriamo, perché comunque ha un curriculum di tutto rispetto. Sì, adesso è andato a giocare in India, però se Succi sta bene in una zona retrocessione in Lega Pro sicuramente può fare la differenza. Noi a Padova lo conosciamo e ve lo possiamo garantire, ci mettiamo proprio una mano sul fuoco. Comunque c'è da dire che anche i giocatori che ci sono già adesso in rosa stanno crescendo nelle ultime settimane, abbiamo visto elementi molto in forma, lo stesso Bardelloni anche se ha sbagliato il rigore, Spinosa, altri elementi. Sicuramente la nostra è una formazione con tante scommesse, dandogli il tempo di giocare stanno venendo fuori, hanno avuto bisogno del loro tempo perché abbiamo una formazione giovane, però stanno venendo fuori, ecco, il più è mantenere la rotta, ma la mentalità è sicuramente cambiata e c'è più convinzione. E venerdì al Morgagni arriva il Venezia, riuscire a portare a casa almeno un punto e qui varrebbe a passare un Natale di festeggiamenti. Il Venezia lo conosciamo tutti, ma conoscevamo anche la Reggiana e anche il Parma, che la Morgagni ci ha lasciato tre punti, quindi non si può mai dire, quindi speriamo bene, ma con tutto il rispetto per un Venezia che è stato costruito per vincere comunque. Sì, altra squadra costruita per vincere il Parma, però il Forlì ha dato gran filo da torcere. Sì, il Parma diciamo che è venuto qua da noi, che era in una situazione un po' altalenante, noi abbiamo provato ad approfittarne, ma ancora non avevamo quella convinzione, quei mezzi che abbiamo ora, sembra, anche a livello mentale. E il Parma alla fine dei 90 minuti è venuto fuori con la sua esperienza e ci ha portato via il risultato, ma adesso noi siamo sempre stati convinti di potercela giocare con tutti, un po' si è visto effettivamente, quindi la strada è buona. In chiusura, una tua sensazione personale su come andrà a finire questo campionato del Forlì? Questo campionato a livello mio non posso dire che il mio pensiero sia negativo, io penso sempre positivo,
anche perché ho avuto risposte, secondo me, dalla squadra, fin dalle prime partite, anche quando tutti dicevano non siamo fatti per questa categoria. La squadra a me piaceva e mancava quel pizzico in più per avere i tre punti. Adesso cominciano ad arrivare i risultati e vedo che anche le persone un po' si ricredono, diciamo, di queste cose. Eh sì, sarà davvero molto interessante assistere al proseguo del campionato del Forlì. Ti ringraziamo, Matteo. Buona serata. A voi, grazie, grazie mille, buonasera. Grazie, grazie. Cristian, un'ultima battuta sul Mantova, perché volevo chiederti, dico una stupidaggine se confesso che ho la sensazione che tu prima o poi lì al Mantova ci tornerai? Ma guarda, non, ancora presto non, da dire, però. La mia età sta crescendo e all'orizzonte io ho solo il Padova, quindi non lo so, mai dire mai nella vita. Io a Mantova sono cresciuto, sì. Ho fatto tre stagioni in C2, una stagione e mezza o due di B, sempre giocando poco, quindi ho fatto fatica a impormi a casa mia, di conseguenza ho dovuto trovare la mia strada altrove. Non so se ci sarà un ritorno, io ormai la mia strada la sto trovando da altre parti, ma senza nessun rancore, ovviamente, anzi, sono grato al Mantova, ma io adesso sto bene, sto benissimo qui. Andiamo a vedere la grafica dei top del 19° turno, perché siamo ormai in addirittura d'arrivo con la nostra trasmissione odierna. Chiediamo alla regia di mandare in onda la grafica e intanto anticipiamo che abbiamo inserito al primo posto Aridità, il portiere della San Benedettese, capace anche di parare un rigore a Rashid Arma. In seconda posizione Giorico, che ha siglato il primo dei due gol del Modena contro il Gubbio. In terza posizione il già citato Sparacello, tra l'altro ex compagno di squadra di Altinier al Padova, un giovane attaccante. Cosa ne pensi di Sparacello? Secondo te può fare una bella Claudio, carriera? Claudio, sì, ha delle buonissime qualità, ovviamente ancora abbastanza giovane, deve trovare un po' la sua dimensione, prendere coscienza delle sue qualità, ma è un ragazzo molto interessante. Andiamo a vedere in chiusura il prossimo turno, che si giocherà nella giornata di venerdì, all'antivigilia di Natale, e come anticipato il Padova ospiterà la San Benedettese. Poi eccole qui le altre partite: Fano su Tirol, Gubbio Pordenone, Maceratese Albino Leffe, Teramo Lumezzane, Forlì Venezia, Feralpi Sant'Arcangelo, Mantova Ancona, Parma Modena e Reggiana Bassano. Gubbio Pordenone, Padova San Benedettese, Reggiana Bassano, diciamo che sono le gare che spiccano. Cristian, che partita ti aspetti contro la San Benedettese? Ne avevi già parlato prima della San Benedettese. Ma è sicuramente una partita difficile tra due squadre quasi sullo stesso livello di punti, di classifica, quindi entrambi con grandi motivazioni. Noi abbiamo ancora negli occhi la sconfitta dell'andata, una sconfitta molto bruciante, ma non perché loro si siano comportati male, ma anzi, ma proprio perché per noi è stata una partita sbagliata del tutto, e quindi vogliamo rifarci anche della partita dell'andata, quindi sarà una partita molto combattuta sia da un lato che dall'altro. Tommaso, favorito il Padova probabilmente? Sì, diciamo che la San Benedettese non è nel suo momento migliore, però come abbiamo più volte visto durante questo campionato, squadre si svegliano all'improvviso quando proprio le dai per morte, quindi un vero favorito sì, magari il Padova potrebbe avere qualcosa in più. Però attenzione, perché specialmente una squadra come la San Benedettese ha delle qualità in ripartenza, con giocatori veloci davanti che potrebbe mettere in difficoltà chiunque. Quindi sì, direi che sarà una bella partita. Una bella partita, sì, quello sicuramente. Ringraziamo i nostri ospiti, Cristian Altinier, grazie. Grazie a voi, buona serata. E Tommaso Rocca di Padova Sport. Grazie Alessandro e auguri a tutti quanti. Esatto, ai nostri telespettatori appuntamento al 23 di gennaio, il campionato dopo la pausa invernale riprenderà proprio il 22, quindi noi dal lunedì successivo torneremo a raccontarvi questo emozionante torneo e dunque un augurio da parte mia, da parte di tutta la redazione di Caffè TV24, di un buon Natale e di un buon inizio di anno. Arrivederci.